dichiarare quella che era ormai una consapevolezza che è diventata di tutti, quella che il gioco d'azzardo, insieme appunto al fenomeno mafioso, è strettamente vicino e che ormai questi territori non sono più immuni da queste patologie. E, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, lo dichiarai anche a suo tempo, c'è una volontà chiara. Centrodestra, centrosinistra, di legiferare affinché i sindaci non possano più avere poteri di contromisure di qualsiasi tipo. Quindi leggo soprattutto il primo impegno, quindi ad emettere un'ordinanza di regolamentazione. Io ad oggi, almeno per quel poco, in maniera molto modesta, che ho potuto leggere per quanto riguarda di giurisprudenza amministrativa, costituzionale e quant'altro, che ad oggi mi sembra, ma non è così autorevole, così fondata, che l'unica, mi è sembrata, l'unica sentenza che il TAR abbia dato ragione a qualche comune che si impegnasse a cercare di delimitare, perché quando si parla in questo caso di regolamentazione è cercare di porre dei limiti a una liberalizzazione che invece in questo caso il legislatore ha voluto più ampia e più libera e più senza limiti possibile. Quindi siamo in presenza delle armi non neanche spuntate, non possiamo neanche dire che sono armi, che i sindaci, amministrazioni, locali hanno nella propria faretra, nel proprio arco. Quindi diciamo che ad oggi questo impegno non è da chiedere al sindaco, non è da chiedere alla giunta, a mio avviso, perché se vogliamo effettivamente, unanimemente, arrivare o cercare di contribuire e appunto da giovani consiglieri, da giovani democratici, quindi parte più giovane di un partito che non riesce a comprendere invece logiche di lobby che all'interno del Parlamento hanno creato questo, perché hanno creato un sistema appunto senza limiti che portano dei. Parlo sempre del gioco d'azzardo, ovviamente, perché non credo che il legislatore abbia creato la mafia, quindi parlo del gioco d'azzardo. Quindi si è voluto, a tutti gli effetti, per lobby, le lobby del bingo, piuttosto che le lobby delle macchinette, hanno prevalso e il sistema che ad oggi noi abbiamo è quello che qualsiasi ordinanza. Mi viene da dire, poi dopo ci sarà sicuramente qualcuno più autorevole di me che sarei felice di essere smentito perché se avessimo qualche arma da poter mettere in campo, ben volentieri, ecco. E quindi l'unica arma che abbiamo è l'invito che ha fatto, secondo me, il consigliere Chiara Smeraldi ed è quello di fare una battaglia comune affinché il Partito Democratico, che è appunto i giovani democratici all'interno del proprio dialogo, dibattito interno, possano, visto che governano lo Stato e la Regione, perché ci sono anche materie concorrenti, stiamo parlando non solo di materie di esclusive del legislatore nazionale, ma anche concorrenti, e quindi possano in un qualche modo di ridare autonomia agli enti locali. E quindi solo lì si potrà vedere quella che è la reale differenza che c'è tra un sindaco piuttosto che un altro, perché anche solo dare l'adesivo, l'attestato, va bene, è sicuramente una cosa che se si vuole perseguire, appunto, c'era già l'indirizzo da parte del Consiglio Comunale scorso, appunto. Ci sono degli adesivi che si sono fermati non si sa bene dove, fatti dalla regione, Comune di Vignola non li ha avuti, diciamo così. Quindi adesivi e targhe e quant'altro. Per quanto riguarda il fenomeno mafioso, io ero malato il giorno avevo la febbre, però ho visto la replica su TRC del discorso di Don Ciotti. E una delle cose che mi ha particolarmente convinto,
forse lo ero già, però è stato anche bello sentirlo, è che non bastano le manifestazioni, non bastano le conferenze, non bastano solo le enunciazioni, servono contro la mafia degli atti concreti. Questo l'ho detto anche nella scorsa consigliatura, io credo che abbiamo avuto, insomma, abbiamo avuto un ministro dell'interno che in 3 anni ha confiscato 18 miliardi di euro alle mafie in 3 anni. Questo credo che abbia fatto molto male alle mafie. Ha arrestato 28 dei 30 superlatitanti allora a piede libero. Quindi credo che questo, unito a tutto quello che è sicuramente che il tessuto culturale ormai in diverse zone e soprattutto nella popolazione si è incrinato, appunto, anche l'Emilia-Romagna non ha gli anticorpi, ha dimostrato di non avere gli anticorpi a questo tipo di infiltrazioni, però credo che chi è al governo oggi debba fare assolutamente di più, chi è al Ministero dell'Interno anche, perché un altro tipo di lotta alla mafia è stato possibile in questo paese, è stato sicuramente più incisivo e ad oggi invece vediamo un proliferare, per quasi dato anche dall'impunità. Prego Giancarlo. Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che si sono susseguiti. Ebbene, io credo che ci siano due elementi che debbono essere sempre più sottolineati. Uno è un elemento culturale. Da ogni sede istituzionale credo che sia importante ribadire, ripetere e riconoscere come un problema alcuni fenomeni che sono uno, una problematica che non è solo una problematica che interessa i singoli, il gioco d'azzardo, ma va a interferire con le famiglie, va a interferire su larghe strati della società. Tant'è vero che il gioco d'azzardo è stato inserito, poi dopo il Presidente, che conosce molto meglio di me l'argomento, mi può correggere, anche all'interno delle dipendenze patologiche e quindi all'interno di tutta una serie di casistiche ben precise. Ecco, io credo che questo sia un elemento che noi dobbiamo diffondere anche da questa sede in maniera molto forte, perché c'è una cultura del tutto e subito che è in contrasto con la realtà. Diventare ricchi subito, immediatamente, senza passare da una serie di lavori, di attività, e questa idea che è inculcata anche in alcuni dei ragazzi giovani di poter sconvolgere, di poter sconvolgere in senso positivo la propria vita con una vincita, credo che sia un elemento radicato. E quindi io credo che questo dato sia un dato che non ha importanza quante volte si dice, è importante ripeterlo perché è un dato diffuso all'interno della società, è un dato presente anche nei giovani. Quindi tutte le iniziative che si fanno per cercare di porre argine a questo fiume che è impetuoso, credo che siano estremamente importanti. Un secondo elemento è invece l'elemento mafioso, che chiaramente abbiamo sentito tutti i discorsi di Don Ciotti, ma sappiamo anche come l'esempio di alcuni giudici, adesso non vorrei essere retorico, né vorrei essere, diciamo così, riferirmi sempre ai giudici Falcone e Borsellino, però da quelle indagini dove l'elemento principale era il seguire il flusso di denaro, sono scaturiti tutta una rivoluzione delle indagini della magistratura e degli investigatori che hanno portato poi in seguito a trovare diversi capi della mafia.
Io credo che su questo noi dobbiamo anche qua dire con una certa enfasi e una certa visione chiara che noi dobbiamo garantire alle forze di polizia, dei carabinieri, alla magistratura le capacità, gli strumenti perché questi possono raggiungere dei risultati. Io credo che la buona politica si fa non dicendo che Tizio, Caio, Sempronio hanno stabilito un primato per quanto riguarda il numero di mafiosi catturati, ma per stabilire che si è creato il substrato politico perché polizia, magistratura, carabinieri agiscano e continuino ad agire secondo le nuove tecnologie, le nuove capacità investigative, perché non possiamo pensare che la mafia sia ferma agli anni 20, agli anni 30. Credo che tutti noi sappiamo come l'elemento mafioso sia estremamente raffinato. Ci sono diversi commentatori e giornalisti che hanno dato ragione che i figli delle maggiori famiglie mafiose sono portati a studiare nelle più prestigiose università mondiali e lo fanno sicuramente per aumentare il loro livello culturale, ma forse anche per mettere a disposizione di quelle famiglie una quantità di conoscenze che sia conseguente all'attività delittuosa. Quindi io credo che la politica debba affermarsi cercando di mettere in atto tutti gli strumenti idonei affinché gli investigatori e i magistrati facciano bene il loro lavoro. A me non interessa chi è il ministro della difesa o il ministro dell'interno. A me interessa che quel governo faccia il proprio dovere sempre e comunque. E quindi io credo che su questi temi, su questi elementi dobbiamo essere molto concreti perché si gioca la credibilità del nostro paese a livello internazionale, ma perché si gioca la credibilità anche a livello locale. Ormai sappiamo come la infiltrazione mafiosa sia diffusa e utilizzi delle strategie assolutamente fini e assolutamente, diciamo così, impercettibili. Certo, sono assolutamente certo, non ho dubbi sulla buona volontà, sulle buone azioni fatte dalla maggior parte dei comuni della nostra regione. Tuttavia è un dato di fatto che l'infiltrazione mafiosa nella nostra regione sia in aumento e sia aumentata. Prego, Enrico. Faccio solo una puntualizzazione su quello che è stato detto prima, che è questa fondamentalmente. È vero che l'Unione aderisce al manifesto di avviso pubblico, assolutamente, ma l'adesione dei singoli comuni si pone a un livello diverso, cioè possono coesistere, ci sono tutte e due, quindi avrebbe valenza e avrebbe valore anche l'adesione del singolo comune. E inoltre faccio presente comunque a tutti che questo ordine del giorno dei Giovani Democratici si sta presentando in tutti i comuni dell'Unione Italiana di Castelli e per quelli per i quali ne ho notizia è stato sempre approvato all'unanimità da PD, da Civici, eventualmente anche andando a modificare qualora il comune, come diceva Chiara, avesse già messo in campo alcune misure in questo senso, il testo, scrivendo semplicemente il comune si impegna qualora non sia già fatto, e per renderlo attuale e tagliarlo sul singolo comune. Minozzi. Allora, da quello che ho visto, molte delle cose che qui vengono dette sono già attuate. Dopodiché noi abbiamo fatto una richiesta precisa di fare un documento da inviare in regione e a livello nazionale in cui si
dice di dare potere ai sindaci, perché qui viene detto chiudiamo alle 8, chiudiamo il bar Pico Pallino che ha le macchinette. No, il bar Pico Pallino che ha le macchinette alle 8 non si chiude, se l'orario dei bar è di tipo diverso. Perché? Perché la legislazione dice questo. Io chiedo al Partito Democratico assieme a noi di fare un documento da inviare sia in regione per la sua parte sia a livello nazionale, quello che ha chiesto poi Chiara, quindi lo riprendo, l'ha già chiesto lei, io non faccio altro che ne riprenderlo, in cui si legiferi in maniera tale che i sindaci abbiano possibilità di intervenire in tal senso, perché altrimenti, così come diceva Don Ciotti, noi facciamo delle gran manifestazioni, ma poi quando andiamo a stringere, stringiamo poco, ma non solo. Esiste un problema che voi mi insegnate, io sono un po' vecchiotto, esiste ormai con gli strumenti tecnologici sul discorso del gioco d'azzardo, il gioco online, voi sapete meglio di me.